Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ormai nel mese di settembre, quindi come di consueto parliamo di libri e in particolare di alcuni dei libri che usciranno in libreria in questo mese. Io come al solito li ho segnati qui così non li dimentico e partiamo subito con il primo. Si intitola I 10 amori di Nishino. È la storia di 10 donne che raccontano la loro versione di Nishino, che è quest'uomo considerato da alcune seduttore, da altre traditore cronico, da altre invece un uomo portatore di un grande malessere e che quindi ha bisogno di affetto e quindi utilizza le avventure per compensare questo suo stato d'animo. Comunque ognuna di queste 10 donne ha la sua versione, ha la sua storia, le sue emozioni, i suoi pensieri e le racconteranno in questo libro. La cosa particolare è che queste storie sono descritte con una ricchezza tale, con una profondità tale di emozioni che sono capaci di trasportare il lettore all'interno della storia. Almeno questa è la presentazione che io ho letto del libro, poi ovviamente bisognerà aspettare di leggerlo, però mi sembrava un libro profondo. Se mantiene queste promesse, mi sembra che possa essere una lettura interessante. Il secondo libro, cambiamo genere, è Animali nel buio. Questo è un thriller poliziesco che vede coinvolta una coppia di detective, ma che è anche una coppia nella vita, in cui lei sta perdendo i ricordi a causa di una malattia e saranno di nuovo sulla scena perché un vecchio caso che risale a tanti anni fa torna dal passato e in qualche modo li chiama di nuovo ad indagare. Questo caso riguarda un gruppo di adolescenti che 8 anni prima avevano trovato il cadavere di una bambina. Questo era accaduto in un paese piccolo e sperduto che ha fatto di tutto per dimenticare questa storia, però ahimè questa storia torna perché appunto ci saranno dei nuovi elementi che porteranno ad indagare su questo caso. Questo è un classico thriller poliziesco che però comunque potrebbe sempre essere avvincente. Il terzo libro si intitola La parte migliore. Questo è secondo me interessante perché è la storia di una madre e una figlia che hanno un rapporto abbastanza tranquillo, senza contrasti, ma è un rapporto coperto dagli impegni quotidiani che loro hanno. Quindi diciamo che non c'è tanta profondità in questo rapporto. Un giorno la figlia arriva, confida alla madre di essere rimasta incinta a causa di una serata in cui aveva bevuto troppo e quindi in qualche modo poi si è ritrovata con questo ragazzo, la conseguenza è che lei è rimasta incinta. E la madre, senza scomporsi troppo, si limita ad abbracciarla dicendole: "Non ti preoccupare, ti accompagnerò io in ospedale." Però poi saranno costrette comunque a guardarsi, ad ascoltarsi, a confrontarsi, perché questi silenzi che in qualche modo hanno dominato la loro storia, il loro rapporto, portano a galla delle cose importanti che non sono state dette, delle emozioni importanti che non sono state ammesse e quindi in qualche modo dovranno un po' rivedere la loro relazione con una profondità particolare di sentimenti, di ascolti, di silenzi e di dialogo. È un libro particolare perché vuole lasciare un messaggio. Il messaggio che vuole lasciare è che per essere veramente liberi bisogna accettare di non poter sempre avere il controllo sul proprio destino. Quindi questo è un libro che mi sembra molto psicologico, poi ovviamente andremo a vedere, lo leggeremo, però diciamo che si presenta in un modo tale che mi fa pensare che sia un libro psicologico. Il prossimo libro si intitola Il volo dei cuori sospesi. È un libro molto forte che tratta un argomento molto forte. Sono due gemelle ebree, diversissime in tutto, sia nel carattere sia nell'aspetto. Si chiamano Ariele e Rebecca e Ariele in particolare ha un dono, è in grado di fare dei sogni premonitori, quindi lei vede nei suoi sogni degli eventi che poi si verificheranno e non ha assolutamente il potere di impedire che questi accadano. Siamo in piena epoca nazista e lei aveva previsto il dominio totale dei nazisti sugli ebrei e la deportazione nei campi di concentramento. In tutto questo, la madre delle due gemelle è costretta a fare una scelta perché potrà salvare soltanto una delle due figlie.
E lei sceglierà di salvare Ariele, che è quella più debole e che ha anche questo potere di fare dei sogni premonitori. Fa questa scelta perché pensa che in qualche modo Rebecca, che è la più forte, potrà cavarsela meglio in un contesto come quello. In realtà la madre si sbaglia perché questa esperienza dei campi di concentramento lascerà nel cuore di Rebecca una ferita veramente profonda e difficile da ricucire. Quindi questo influenzerà tutta la sua vita, ma in qualche modo anche la vita della sorella Ariele, perché anni dopo Rebecca si presenterà alla porta della sorella con una bambina dicendole che è la sua e che deve occuparsi in qualche modo di lei, quindi avrà anche un'influenza sulla vita della sorella tutta questa esperienza. Io credo che questo sia un libro molto forte, non l'ho ancora letto, quindi non so poi con quale intensità e con quali toni viene trattato il tema, però solo il fatto che si tratti di campi di concentramento mi sembra un libro abbastanza forte e comunque abbastanza pesante, anche se è un genere che a me attira perché ho a casa alcuni libri del genere, dell'argomento, alcuni li ho letti, alcuni no, però è uno di quei temi che comunque in qualche modo suscita la mia curiosità e il mio interesse. Ma andiamo avanti col prossimo libro che si intitola Vox. Questo è un libro che io ho inserito in questo video anche se non sono sicurissima che sia poi un bel libro. Perché all'inizio ero stata attratta dalla trama che parlava di una donna che ha, diciamo, la possibilità di pronunciare solo 100 parole al giorno. Questo non per sua scelta, ma perché c'è un governo che praticamente è folle e dittatore e ha messo questa regola delle 100 parole al giorno. Quindi c'è un braccialetto che conta le parole. Lo ha lei, lo hanno le altre donne, lo ha anche sua figlia. In qualche modo nessuno riesce a ribellarsi, ma poi accadrà qualcosa che darà la possibilità a questa donna di ribellarsi contro questo governo che ha messo appunto questo limite delle 100 parole. Io non ho idea di come sarà questo libro e devo dire che non so neanche tanto immaginarmelo, perché la storia potrebbe sembrare anche carina. Ma ho un po' paura che finisca un po', diciamo, nel mucchio di quei libri pieni di luoghi comuni o di cose abbastanza inverosimili e abbastanza irrealistiche. Quindi non lo so, però io l'ho voluto inserire perché ha una trama particolare. L'ultimo libro si intitola La collezionista di meraviglie. Questo invece mi attira tantissimo perché è la storia di una bambina che scopre all'età di 9 anni di avere un potere particolare, ossia riesce, toccando un oggetto antico, a rivivere la storia del proprietario, quindi riesce a vedere tutta la storia della persona che ha, diciamo, posseduto quell'oggetto. Lei ha questo dono, ma diventa adulta trascurando tantissimo questa sua capacità. Poi un giorno si rende conto che la sua vita non la soddisfa, non è contenta e allora decide in qualche modo di riportare un pochino a galla il passato, riapre una vecchia bottega che era di suo nonno in cui sono contenuti un sacco di oggetti antichi, rispolvera questa sua capacità, questo suo dono e praticamente riscrive tutta la storia di quegli oggetti antichi e delle persone che li hanno posseduti. Poi un giorno entra in contatto con un vecchio orologio da taschino, si accorge che lo stesso orologio lo porta sua nonna, quindi vuole un pochino indagare sulla storia di questo orologio. Viene fuori che è appartenuto ad una coppia che aveva un amore in qualche modo contrastato e capisce che c'è un legame con la sua famiglia. Quindi vuole riscrivere questa storia, vuole indagare su questo orologio e quindi comincia a muoversi per scoprire quali sono tutti i segreti che nascondono questo oggetto e in qualche modo vuole rimettere insieme tutti i tasselli. Questo mi sembra un libro abbastanza particolare, abbastanza curioso e sicuramente lo voglio leggere perché è uno di quei libri che comunque mi incuriosisce. Questi sono alcuni dei libri che noi potremo trovare in libreria nel mese di settembre. Fatemi sapere se ce n'è qualcuno di questi che vi attira, fatemi sapere magari anche che cosa avete intenzione di leggere voi in questo mese, se ne avete visto qualcuno in uscita oppure qualcuno che è già uscito da tempo ma che in qualche modo non vi decidevate a leggere, avete deciso proprio di leggerlo a settembre. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.